Oggi abbiamo presentato il voucher idrico, che è un aiuto che diamo alle famiglie che si trovano in difficoltà, ma non solo, che hanno deciso i sindaci del Lazio, quintuplicando lo stanziamento che era stato messo precedentemente a disposizione. Noi siamo partiti con gli 80.000 euro, che è il risparmio delle indennità del vecchio consiglio di amministrazione, che adesso non vengono più erogate in quanto il sindaco, il presidente e gli altri portano avanti questa attività gratuitamente. E questi 80.000 euro sono stati quintuplicati, raggiungendo la somma di 400.000 euro che mettiamo a disposizione di chi deve avere un aiuto per la propria utenza idrica. E i riferimenti sono presso i comuni, i servizi sociali, quindi sarà un sistema molto semplice, molto snello e anche che tiene in considerazione tutto il territorio, soprattutto i comuni più piccoli, perché abbiamo voluto dare una mano ulteriore ai comuni di piccole dimensioni e a quelli della zona montana. Quindi entro giugno i cittadini che hanno un reddito di sé non superiore ai 16.000 euro possono recarsi negli uffici dei servizi sociali del rispettivo comune per avere le informazioni necessarie per avere questo voucher di 100 euro. Qual è la situazione generale del Lazio e in particolare del Lazio di cui vi occupate voi? Noi siamo partiti da qualche mese con la nuova organizzazione, che nasce da un'intesa tra tutti i sindaci, la voglia di difendere l'acqua come bene pubblico, come bene che non è in disponibilità di nessuno se non dei cittadini. Quindi c'è una voglia di impegnarsi per semplificare le cose, per difendere questo territorio, per far sì che ci sia una maggiore collaborazione tra le aziende fino ad arrivare all'azienda unica, che sarebbe un'azienda leader a livello nazionale. Un percorso difficile, ci siamo dati un arco temporale non brevissimo, però c'è la volontà espressa da parte di tutti e si sta andando con grande determinazione verso il raggiungimento di questo obiettivo. Ultima cosa, farete altri progetti per far capire in modo inequivocabile questo messaggio? Non solo al tutto Lazio, ma anche ai cittadini. Noi faremo un'iniziativa forte con le scuole, invieremo tra poco un progetto che le scuole della provincia di Macerata e di Ancona Sud, ovvero dei 48 comuni del Lazio, potranno inserire nel POF per la tutela dell'acqua, il consumo responsabile dell'acqua. Siamo in vista dell'estate, non sprechiamo acqua, perché l'acqua non è infinita. Siamo stati fortunati ad abitare in una zona che è ricchissima di acqua di qualità, abbiamo un sistema anche di depurazione molto valido, però l'acqua la dobbiamo tutelare, quindi faremo dei progetti educativi partendo dalle scuole, che doteremo anche di dispenser, di potabilizzatori, anche perché la nostra è acqua buona, è acqua che si può bere tranquillamente, quindi meno plastica e più acqua che sgorga dai nostri rubinetti. Qual è la risultanza o le risultanze uscite dalla conferenza stampa di stamattina, in cui immagino ci sono stati altri sindaci oltre a te? Sì, c'era il vicepresidente, che è il vice sindaco di Camerino, c'era Carteghini in rappresentanza della provincia. Diciamo che c'è un bel clima, la voglia di lavorare, la voglia di dare soprattutto una mano a chi si trova in difficoltà, quindi c'è un forte taglio sociale. Grazie.